si parla di calcio, dalla Serie B fino poi a scendere. Avevamo promesso di parlare in qualche modo della San Benedettese Calcio. Ieri c'è stata la partita a Castelfidardo, è una partita che purtroppo però ci fa segnare un meno, ecco. Vabbè, come dicevo prima, Antonella ci può stare dopo 25 partite, 22 vinte e 3 pareggiate, però, ripeto, qualche ragazzo insomma sta a corto di, diciamo, di fiato in gerbo calcistico. C'è la stanchezza della normale squadra. Però, se vogliamo, partita, insomma, primo tempo l'avevo chiusa sul vantaggio di 1-0 dopo una bella parata di Zuccheri, però il riposo, ci aspettavamo insomma che qualcosa, insomma, il tecnico riuscisse a, perché si vedeva che stava un po' soffrendo al centrocampo. Il tecnico forse ha fatto qualche cambio un po' troppo tardi, e sta di fatto che praticamente abbiamo subito, diciamo, con due episodi, prima il pari e poi verso la fine il gol della vittoria, che tutto sommato, per quello che hanno espresso gli uomini di Mobili, lo hanno anche meritato. Loro ci tenevano tantissimo a ottenere questo risultato, perché oggi, se tu leggi qualsiasi quotidiano, anche online, sì, ci sono i caratteri cubitali, 8 colonne che il Castelfidardo ha matato il Toro Sambro. Quindi ci può stare, però insomma mancano 8 giorni alla fine, e se vogliamo, insomma, la Samb con 14 punti di vantaggio sulle avversarie non dovrebbe avere problemi. Chiudo parlandovi di un'altra realtà di San Benedetto. Una realtà che veramente potrebbe festeggiare insieme alla San Benedettese Calcio, esatto, una bella stagione. No? Esatto, perché loro dopo il cambio della società dei Fratelli Amante, sì, gruppo di amici ex calciatori, sono ritrovati a fare anche i dirigenti, e questa avventura la stanno portando avanti con 10 punti di vantaggio sul Monticelli, e se vinco il campionato vanno in Eccellenza. Che bello. Quindi insomma, il prossimo anno avremo la Sab la domenica in CND, e il Porto d'Ascoli il sabato in Eccellenza. Che quindi bello, per tutti gli amanti di sport non c'è da annoiarsi. Ce n'è per tutti, davvero. Carlo Di Giovanni, io ti ringrazio davvero e corriamo con i tempi. Radio Arena 9 ti aspetta, se vuoi anche lunedì prossimo, perché abbiamo comunque voglia di approfondire anche questa parte dedicata allo sport e questi quando vuoi non ci sono problemi. Grazie allora, e complimenti e in bocca al lupo per il proseguo della trasmissione. Crepi il lupo, grazie, ti aspettiamo nei nostri studi. Noi invece su Radio Arena 9 torniamo fra pochissimo.